tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Incidente a metà Origlia di Fano, ne avrà per 40 giorni la donna rimasta ferita nello scontro con un altro scooterista. Degrado e schiamazzi, i residenti del Lido chiedono più controlli alle forze dell'ordine. Francesco Acquaroli è il candidato governatore per il centrodestra nelle Marche. Ex sindaco di Potenza Picena e deputato di Fratelli d'Italia, è l'uomo scelto da Giorgia Meloni. Riqualificati i giardini in zona mare, Pesaro punta sempre di più alla sostenibilità. Bandiere blu confermate sia a Fano che a Pesaro, adesso si spera solo nell'arrivo dei turisti. Dopo il telegiornale torna Primo Cittadino, in diretta su Fano TV, il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri. Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV. È stata giudicata guaribile dai sanitari con prognosi sotto i 40 giorni la 60enne che nel pomeriggio di ieri è stata protagonista di uno scontro tra due scooter a metà Origlia di Fano all'altezza del distributore di benzina Eni e poi trasportata con egli ambulanza ad Ancona. La donna era in compagnia di un gruppo di vespisti diretti in città, intorno alle 16.45 stava svoltando per fare rifornimento di carburante quando da dietro l'ha centrata in pieno un altro motociclista estraneo dal gruppo, un 45enne di Fano. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti. Questa mattina invece intorno alle 8.45 si è verificato un tamponamento lungo la Flaminia all'altezza di Cucurano di Fano. Una Opel Agila condotta da una donna 56enne di Fano ha tamponato una Golf guidata da un 52enne di Saltara. Sul posto sono intervenuti la polizia locale del 118 allertato da un farmacista. I sanitari hanno soccorso l'uomo che a causa dell'urto ha accusato un malore. E sempre questa mattina la polizia è intervenuta anche in zona Centinarola, dove una signora ha subito un danno alla recinzione della sua abitazione da un fuoristrada che nell'intento di fare manovra ha urtato il cancello dandosi poi alla fuga. Visionando le telecamere di videosorveglianza, la mobile è riuscita a risalire al responsabile, un 36enne di Pesaro, che ora dovrà risarcire i danni provocati. Degrado, schiamazzi al Lido di Fano. Dopo la quiete del lockdown, i residenti di Via dello Squero tornano a chiedere più controlli alle forze dell'ordine. Bottiglie di vetro a terra, cartacce ovunque e schiamazzi fino all'alba. È lo scenario che ogni estate si ripete in Via dello Squero, la strada che costeggia il Porto Canale a Fano. Dopo l'ennesimo fine settimana trascorso all'insegna di urla e degrado, alla nostra redazione è arrivato questo video per denunciare l'accaduto. Oggi abbiamo parlato con diversi residenti, ma hanno preferito rimanere nell'anonimato, visto che più volte in passato le bande composte da minorenni hanno imbrattato i muri e danneggiato le loro auto. Per ripicca, si chiede qualcuno, fatto sta che la situazione è diventata insostenibile. Nonostante le forze dell'ordine siano state allertate, non si è fatto vivo nessuno, ci hanno detto, e comunque è già successo che i ragazzi, per lo più di 14 e 15 anni, appena vedono agenti o militari scappano in direzione dei binari ferroviari. Oltre a bivaccare nelle poche panchine rimaste, c'è chi ha visto dei giovani lanciarsi bottiglie da una parte all'altra del canale, fumare canne e spogliarsi nudi per fare selfie. La richiesta dei residenti è ancora una volta quella di aumentare i controlli per monitorare, almeno nelle serate di venerdì e sabato, questa zona seminascosta ma molto frequentata nel fine settimana. Qualcuno chiede poi che venga fatta rispettare la ZTL perché entra e parcheggia anche chi non ha il permesso necessario per accedere e sostare. Sono in tutto 3 i casi di positività al coronavirus riscontrati nelle Marche nelle ultime 24 ore, uno registrato nel percorso Nuove Diagnosi in provincia di Macerata e 2 nel percorso Hotel House di Porto Recanati, dove il Gores sta svolgendo test a tappeto dopo aver registrato un focolaio nel grattacielo multietnico. Nell'ultima giornata sono stati processati in totale 522 tamponi a fronte di oltre 77.000 campioni analizzati dall'inizio dell'epidemia.
Il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, ha scritto questa mattina al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, invitandola ad un sopralluogo sulla E78 Fano-Grosseto. L'infrastruttura, secondo il governatore, rientra tra le priorità, ma i lavori sono fermi da anni e l'opera è di fondamentale importanza per lo sviluppo della competitività delle Marche e delle aree del centro Italia. Il presidente ha quindi chiesto al ministro un sopralluogo per verificare di persona lo stato di abbandono in cui versa la Fano Grosseto e il grado di isolamento del territorio. A Pesaro, riqualificati i giardini del mare con alcune piante pensate per la sostenibilità e la biodiversità, appunto, del lungomare. 2, 1, vado! Voilà. Il giardino realizzato ha un nuovo disegno che, senza mutare la struttura già esistente, ha tenuto conto delle variazioni planimetriche dell'area intervenute nel tempo. È stato così introdotto un boschetto al suo termine settentrionale, un gelseto le cui alberature offrono nel tempo chiome ombrose sotto cui riposare. Una lunga seduta continua è stata inserita lungo il perimetro rivolto al mare. Le specie vegetali selezionate per colorazione evocano l'ambiente della riva marina, ma le nuove sistemazioni vegetali rispondono anche a criteri di sostenibilità, contenimento della manutenzione, incremento della biodiversità, hanno annunciato così i tecnici coinvolti nell'operazione per la riqualificazione dei giardini della zona mare in via Colombo, un intervento tra i più caratteristici del lungomare pesarese. Piante che possono attirare l'entomofauna e quindi rivitalizzano questo luogo non solo con le persone ma anche con tanti insetti utili. Oltre al fatto che poi è stata fatta una scelta di ridurre i consumi idrici, di concimazioni, di potature, con la scelta proprio appositamente di piante che non richiedono tutto questo. Il protocollo d'intesa ha definito i compiti dei diversi operatori, riconfigurazione generale di aiuole, percorsi dal comune, riqualificazione del corredo vegetale della Fondazione Scavolini, messa a dimora delle piante del sistema di irrigazione da Aspes, predisposizione a titolo gratuito del progetto generale dallo studio Land Design. Anche questo giardino, che è un pezzo di storia, rinnovato, rilanciato con un progetto molto bello attinente a questa zona, che va a completare la riqualificazione della zona mare intorno alla Pala di Pomodoro. L'11 luglio ci sarà la cerimonia di intitolazione a Nilde Iotti e quindi, come dire, daremo anche un'intitolazione prestigiosa a una donna, la prima presidente della Camera Donna del nostro paese, a una figura istituzionale che ha con le proprie battaglie contribuito molto alla parità di genere e in generale ha contribuito molto a rafforzare la democrazia del nostro paese. È ufficiale, Francesco Acquaroli è il candidato del centrodestra alla carica di governatore nelle Marche. Ex sindaco di Potenza Picena e deputato di Fratelli d'Italia, Acquaroli, 45 anni di Macerata, è laureato in economia e amministrazione d'impresa ed è un consulente finanziario. L'ufficialità è arrivata in una nota congiunta di Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Il centrodestra, hanno commentato i leader politici, ha individuato la squadra migliore per vincere le elezioni nelle regioni che andranno al voto a settembre e soprattutto portare il buon governo in quelle che oggi sono male amministrate dalla sinistra. Dopo l'annuncio della candidatura di Acquaroli non si è fatto attendere il commento di Maurizio Mangialardi, candidato alla presidenza per il centro-sinistra. È una scelta calata dall'alto, ha detto Mangialardi, slegata dagli interessi delle Marche. Auspico che, a differenza di quanto avvenuto in altre realtà, questa imposizione romana non distolga il confronto politico dai temi e dalle proposte che interessano il futuro della regione. I marchigiani, ha concluso l'attuale sindaco di Senigallia, hanno bisogno di proposte e programmi concreti come il nostro. E adesso torniamo a Fano, invece, dove questa mattina hanno preso il via alcune attività nei centri estivi gestiti dal Comune. Per l'occasione sono state donate ai bambini 2.700 mascherine.
Dopo il lockdown anche i centri estivi hanno riaperto i battenti. Questa mattina l'assessore al welfare di comunità Dimitri Tinti ha fatto visita alla sede del GasGas in capo ai servizi sociali, che quest'anno per le norme anticontagio sarà suddiviso in 4 sedi: via Campania, Oratorio San Cristoforo, Scuola Raggi a San Lazzaro e Scuola Materna Bimbe e Bimbi a Bellocchi di Fano. Per l'occasione erano presenti alcuni rappresentanti dei centri anziani e una delegazione della GFH, che hanno donato 2700 mascherine ai bambini. Alla distribuzione di oggi ne seguirà un'altra lunedì prossimo, quando riapriranno i centri estivi privati e quelli in capo ai servizi educativi. Gli anziani e i familiari dei disabili in questi mesi si sono adoperati per fare queste mascherine colorate, fantasiose, proprio per metterle a disposizione dei bambini che frequenteranno i centri giochi. Poi le distribuiremo nei prossimi giorni anche ad altri bambini, si sta ipotizzando anche l'ipotesi di darli nei singoli stabilimenti balneari, quindi una quota, però ecco, sono per i bambini dai 6 ai 11 anni, perché sotto i 6 anni non c'è l'obbligo di portarla, ma è solamente un gesto di attenzione, io credo di generosità, che simboleggia anche una qualità di questa comunità. L'associazione Genitori con Figli Portatori di Handicap ha realizzato le mascherine nell'ambito del progetto Imparare Facendo, attivo dal 2018 in una celletta della Rocca Malatestiana. Noi volevamo restituire alla città qualcosa che potesse far riprendere la libertà, il piacere di rifrequentarsi, e di conseguenza i bambini, che in qualche modo sono stati più penalizzati perché di fatto non hanno avuto modo di frequentare i loro amici né a scuola nemmeno a casa, e quindi ci siamo prodigate per fare queste mascherine, e ne sono state fatte 1400 da noi, 1350, e poi dal circolo anziani. Quindi è stato un lavoro di squadra, perché diversamente non si sarebbe potuto fare, ma questo ci ha fatto capire che solo insieme le cose si possono affrontare. Ancora una volta, spiegano invece Sauro Berluti e Giorgio Falcioni, gli anziani della città si sono dimostrati un valore aggiunto. Un circolo ricreativo è un luogo di socialità e aggregazione dove i soci non perdono mai l'occasione di collaborare attivamente con la città. Queste mascherine sono state realizzate secondo le disponibilità. Chi qualche circolo ne ha fatti 50, chi ne ha fatti 100, chi ne ha fatti 300, quindi ecco, c'è stata una moltitudine di partecipazione. Finito questa attività, siamo in questo momento al lavoro per riaprire i circoli di questa città. Abbiamo già consegnato sabato il materiale per l'igienizzazione, per la misurazione della febbre, per le mascherine, la cartellonistica e quant'altro a 8 circoli, e martedì, domani, procederemo nel completamento di questa operazione, consegnandola agli altri circoli, agli orti e compagnia bella. Quindi speriamo entro la settimana che tutti i circoli della nostra città possano riaprire in sicurezza. Una minaccia ogni 15 ore e oltre 500 atti intimidatori. Sono i dati censiti nel 2019 dal rapporto Amministratori sotto tiro dell'associazione Avviso Pubblico. Temo che i numeri non miglioreranno nei prossimi mesi, ha detto il sindaco di Pesaro e presidente di ALI Matteo Ricci alla presentazione del report. La parola d'ordine sia velocità. Se le risorse stanziate dal governo non arriveranno velocemente nelle tasche dei lavoratori, famiglie e imprese, la rabbia sociale potrebbe avere il sopravvento. Inoltre, ha proseguito, si potrebbe ripercuotere ancora su chi è in prima linea, ovvero sui sindaci. Nelle prossime settimane il rischio è che aumenti l'odio. Io stesso, ricordo il primo cittadino, ne sono stato vittima lo scorso aprile. La Lega di Fano ha presentato una mozione in Consiglio Comunale per chiedere all'amministrazione di impegnarsi sul fronte della tecnologia digitale. L'obiettivo è quello di realizzare una smart city, una città intelligente, per offrire più servizi ai fanesi e ai turisti. Fano Smart City 4.0, quello delle nuove tecnologie digitali per rendere la città intelligente, è un settore su cui la Lega di Fano sta lavorando da tempo e ha già sollecitato l'amministrazione cittadina con diverse interrogazioni in Consiglio Comunale per avere aggiornamenti sullo stato dell'innovazione delle infrastrutture e dei piani di sviluppo locali. L'emergenza del Covid-19 ha infatti accelerato l'introduzione di questo tipo di modalità: lavoro da casa, lezioni online e incontri virtuali per mantenere vivo
affettive, le relazioni durante i mesi di quarantena forzata. Così la Lega e in particolare il consigliere Luigi Scopellitti ha avanzato la proposta di adottare una piattaforma con il duplice scopo di offrire ulteriori servizi ai cittadini e rilanciare l'economia coinvolgendo giovani e imprese locali. Questo vale per qualunque tipo di emergenza, per esempio ci può essere anche un'emergenza ambientale dovuta all'inquinamento. Anche in questo caso, anziché aspettare giorni per prendere dei provvedimenti, utilizzando questa piattaforma che si basa sull'acquisizione di dati e elaborazione di dati, è possibile pianificare degli interventi quasi in tempo reale e quindi vedere subito le conseguenze di questi provvedimenti. Questo progetto, prosegue Scopellitti, potrebbe essere utilizzato anche per il settore del turismo, rendendo accessibili le informazioni che riguardano il territorio, i ristoranti, gli eventi, con la possibilità di prenotare direttamente online. È una piattaforma aperta, un open source, e quindi dà la possibilità a chi è interessato a frequentare dei corsi opportuni. Diciamo che questo strumento è stato sviluppato dall'Università di Firenze nell'arco di circa 5 anni, e quindi l'Università di Firenze, che noi abbiamo contattato, ha dato la disponibilità a incontrare la nostra amministrazione, a presentare più nei dettagli le potenzialità di questo strumento, di questa piattaforma software, e quindi magari valutare la possibilità di fare un progetto insieme per far diventare Fano una Fano Smart City 4.0. E torna a sventolare per la 20ª volta lungo la spiaggia fanese la bandiera blu. Sabato mattina la prima cerimonia ufficiale dopo il coronavirus. L'ha seguita per noi Filippo Pucci. Sono 15 nella regione Marche le spiagge che hanno ottenuto anche per quest'anno la bandiera blu 2020, rimanendo così in quarta posizione. Questo importante riconoscimento viene assegnato dalla Fondazione per l'Educazione Ambientale alle località turistiche balneari in Italia e in Europa che rispettano i criteri sulla qualità delle acque di balneazione, come anche la gestione ambientale, i servizi e la sicurezza. Sabato mattina scorso, all'anfiteatro Rastatt, a Sassonia di Fano, si è celebrata la prima cerimonia ufficiale dopo il coronavirus, con l'alza bandiera e le note della banda Città di Fano. Non dimentichiamo i grossi interventi che abbiamo fatto con gli scolmatori di Sassonia, la vasca di prima pioggia che stiamo realizzando all'Arzilla, ci hanno consentito di estendere la bandiera blu anche in altri tratti dove gli anni precedenti non veniva riconosciuta. Quindi questo è un bel risultato, specialmente in un momento particolare come quello che stiamo vivendo. Sicuramente avere la bandiera blu è una garanzia anche per chi sceglie Fano come meta turistica per trascorrere le proprie vacanze. Noi stiamo facendo tutti gli sforzi anche per rendere il più possibile vivace la nostra città. Come gli anni passati ci siamo caratterizzati con un crescendo di attività che quest'anno non tutte possono essere mantenute, ma abbiamo comunque garantito tutta una serie di momenti importanti per chi vive la città e per chi ci verrà. Viviamo un momento particolarmente difficile e con una forte crisi in Italia, spiega l'assessore al turismo Etienne Lucarelli. Negli ultimi mesi ci siamo adoperati per accelerare i processi di ripartenza attraverso il tavolo economico della città e con le associazioni del territorio. Stanno arrivando adesso dei timidi segnali, a luglio sembra ci sia un arrivo importante di turisti, e quindi simbolicamente questa bandiera blu ci deve dare la speranza di una forte ripartenza del mercato turistico e il fatto che ci possiamo veramente lasciare alle spalle un periodo critico così importante come non è mai successo nella storia. Presenti alla cerimonia, oltre alle autorità militari, il direttore dell'ufficio turismo di Fano, Mauro Giampaoli, che dopo 20 bandiere blu il prossimo anno andrà in pensione. Tra i numerosi partecipanti anche la regione Marche. Contiamo che quest'anno con gli italiani il comparto possa tenere.
comparto che è stato sostenuto anche dalla manovra della Regione Marche, una manovra importante mai varata nella storia, di 210 milioni che prevede oltre 19 milioni proprio per il comparto del turismo, per tutte le attività legate al settore, perché queste attività ovviamente fanno più fatica a ripartire rispetto a tante altre e quindi hanno sicuramente bisogno di un sostegno. La misura è stata varata, in questi giorni si stanno facendo le richieste e le domande e credo che sia una grande opportunità, una grande opportunità per tutto il comparto, come una grande opportunità per la città di Fano sono anche gli investimenti che la Regione Marche ha portato sulle scogliere. Vessillo issato in zona mare, Pesaro per il 16° anno consecutivo ha conquistato il prestigioso riconoscimento dei comuni con le acque sicure. La 34esima edizione della manifestazione premia infatti le spiagge di Ponente, Levante e Sottomonte. Importantissimo il raggiungimento della classificazione di buona per quella di Baia Flaminia, che conferma il trend positivo per la stagione 2019 del litorale pesarese e fa ben sperare per un riconoscimento futuro. Questa bandiera blu anche quest'anno è un grande riconoscimento per la città di Pesaro, perché di nuovo andiamo a ribadire, ad attestare che il nostro mare è un mare pulito, è un mare accogliente, è un mare che è facile, bello e piacevole frequentare, ma bandiera blu non significa solo qualità dell'acqua, ma significa anche la qualità dei servizi, la qualità della spiaggia, dei servizi offerti, quindi per il turismo, per i residenti, per cui è un'ulteriore conferma che Pesaro è una città accogliente e che può rispondere ai servizi e ai bisogni di tutti, sia cittadini che turisti. E con le cerimonie dedicate alla bandiera blu chiudiamo qui questa edizione del telegiornale, ma non cambiate canale, restate con noi perché tra pochissimo in diretta ci sarà il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri che risponderà alle vostre domande all'interno di Primo Cittadino. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata. Arrivederci.